Io credo che la prima cosa da esplorare per voltare pagina non riguarda propriamente il tema delle ferrovie o del trasporto, ma l'urgenza, come paese che vuole competere nel mondo, di dotare l'Italia di 2-3 aree metropolitane, sistemi metropolitani complessi, dove collocare con maggiore sinergia i luoghi della produzione intellettuale, della ricerca, dell'università, dei sistemi produttivi, collocati tra loro nel sistema paese. Se questo non c'è, cioè se noi non ripensiamo i polmoni produttivi dell'Italia, come lo furono nel dopoguerra, le grandi città industriali o le grandi città del terziario, il paese non sarà mai più un paese competitivo. E quindi utilizzo il tema delle ferrovie per segnalare però un problema di cultura di governo. Faccio un piccolo esempio. Abbiamo proposto, se si farà mai, io spero che si farà, di collocare il nuovo, perché poi questi processi aprono delle prospettive inaspettate, di collocare il nuovo o lo spostare il Policlinico Universitario Umberto I, che è il più grande policlinico universitario del paese, nell'area ferroviaria della stazione Tiburtina, snodo fondamentale dell'alta velocità, che permetterebbe a un cittadino di Firenze o di Napoli in un'ora e mezza di stare nel letto dell'ospedale e quindi di aumentare la competitività non del policlinico ma del sistema paese. Ma questi processi vanno avanti se si comprende, ripeto, l'urgenza di legare e di affrontare questo tema di governo, che io credo invece oggi sia assolutamente assente.